Becchini, se siete baristi con all'interno dei vostri locali slot machine, non siete baristi, siete becchini, avvoltoi pronti a spolpare la carcassa dell'animale, della bestia stesa a terra. Io mi chiedo come abbiate il coraggio, come fate a guardarvi in faccia, soprattutto voi baristi delle piccole località, che incontrate le stesse persone ogni giorno, che comunque il barista intrattiene dei rapporti con queste persone, come fate a vedere, magari persone anche che conoscete da una vita, ci siete cresciuti insieme, come fate a vedere quelle persone perdere tutto, tutto quello che hanno, distruggere la loro famiglia, le macchinette? Per me è indecente, ma davvero siete diventati questi? Cioè, il barista, una delle professioni più belle al mondo, secondo me, perché mentre lavori ti puoi interrelazionare con tantissime persone, puoi apprendere da quello che ti dicono gli altri, discutere, è bellissimo, secondo me. Quando è che avete smesso di fare impresa? Quando è che avete smesso di avere idee? Di basare la vostra sussistenza sul spolpare il cliente che viene nel bar facendolo giocare alle macchinette? Vedo ragazzi della mia età perdere non si sa quanti soldi, anche per ragazzini più piccoli della mia età, amici che vanno a prendere un caffè e lo pagano 5 euro. Loro prendono il caffè, lo pagano 5 euro, hanno il resto, 4 euro in monete, lo spendono nelle macchinette. Baristi, baristi, ma voi siete baristi? Voi siete becchini, gente che aspetta lì, no? A gufare, vai vai, perdi, 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 ok? Allora, si sa, è scientifico, che le macchinette sono costruite per vincere. Chi gioca non può vincere la macchinetta, soprattutto chi gioca alla lunga. Può vincere, sapete chi? Quello lì che un giorno si ritrova con un euro, mentre esce, lo mette in una macchinetta, fa tira e tira 100 euro fuori. Quello è... E lì c'è il rischio anche di prendere la dipendenza. Ora mi chiedo, come l'alcol non si può vendere in una... non si vende, ad esempio, faccio un esempio, in una scuola, come le sigarette non si vendono all'interno dell'ospedale, come tante altre cose che sono incontro, cioè che cozzano, anche le slot machine non si dovrebbero trovare nei bar. Attenzione! Lungi da me dire che il gioco debba essere represso, le slot machine debba essere represse, perché non è così. Cioè, per quanto mi riguarda, in un'ottica di salute pubblica, lo Stato fa bene a rendere legali cose che potrebbero essere consumate in modo più pericoloso e in luoghi più pericolosi se non fossero legali. Ma bisogna tenere da conto che ci sono dei luoghi molto sensibili nella vita, nel tessuto sociale delle persone, che dai quali queste tentazioni, queste macchine della dipendenza debbono stare lontane. Il bar è uno di quelli. Il bar è un luogo dove la mattina ci si va per prendere la colazione, più tardi il caffè, poi l'aperitivo e poi una Coca-Cola. Capite bene che mettere la fruibilità dell'oggetto slot machine, che è costruita per far perdere, all'interno di un luogo così sensibile per la vita sociale delle persone, è pericoloso. Quindi ok, la slot machine va bene, ma che sia all'interno di un centro da gioco. Legalizziamo i casinò, legalizziamo centri da gioco che possono aprire solo una certa ora. Perché dico questo? Perché io, che ho una famiglia e che sono diventato dipendente dalla macchinetta, pur di giocare vado nel bar quello di periferia, nel bar dove non mi conosce nessuno, dove non vivo, eccetera eccetera, e quindi posso consumare il gioco. Se io non trovassi questo stimolo, dovrei andare, ok, in un determinato luogo a consumarlo questo stimolo. E se è una casa da gioco, diciamo che volendo sono più controllato, perché posso incontrare persone che conosco, perché mia moglie può venirmi a cercare lì, ok? Perché la famiglia è importante per tenere sotto controllo certi stimoli. Immaginate che un centro slot machine dove si può trovare solo la slot machine la sera, ok? E che non sia trovabile la slot machine nei bar, una persona che vuole giocarci deve andare lì, quindi apre alle 8 e alle 8 deve andare. Ora immaginate una donna che non vede il suo uomo non tornare dalle 8 alle 9 alle 10, no? E lì si fa qualche domanda, è ovvio che non può farlo, c'è un controllo non dello Stato ma della famiglia, e spesso queste persone sfuggono al controllo della famiglia e la rovinano e la mandano per strada. Il costo sociale del gioco d'azzardo in Italia è di 6 miliardi di euro, è tantissimo. Ma non sono solo una cosa numeri, 6 miliardi di euro. Pensate a tutte le famiglie che magari hanno un solo reddito e quel reddito viene speso nel gioco d'azzardo. Come fate voi baristi a guardare persone che conoscete, incontrate ogni giorno, rovinarsi in quel modo? Non siete baristi, siete becchini. Siete becchini, qualcuno dice, ma io senza le macchinette
non tirerei avanti, non riuscirete. Mi dispiace, se io devo scegliere chi deve andare in una strada, preferisco un barista che semina, che non si sa quante famiglie. Perché sicuramente sono rovinate più famiglie rispetto ai baristi che verrebbero rovinati dalla mancanza di macchinette. Se devo scegliere, scelgo i baristi. Scelgo i baristi. Perché almeno il loro fallimento deriva da una loro incapacità di fare impresa. Perché è possibile che io vado ad un bar, pago una birra 0,3 la pago 3 euro e quello che mi danno è una patatina. Ma cavolo, a parte che non so se la patatina gli costa di più di un piatto. Allora, io ho sempre detto, no? Se avessi un bar, farei pasta così. Faccio un cucumo di pasta così, pasta fredda, o un risotto, o una cosa così. Costo di tutto 10 euro, ci faccio 100 clienti, che sarà 50 centesimi a porzioncino che do. Chi si viene a prendere una birra, anche se mi paga 3 euro, è contento che si sta mangiando uno spaghettino, una pennetta fredda, un qualcosa. Cioè il bar deve saper trovare un'idea imprenditoriale per dire. Metti due cabinati invece delle slot machine, per carità, non ti fanno far soldi, ma può essere un'attrazione per i ragazzi che vengono a prendersi una colla per giocare ai cabinati, organizzi una sfida, un torneo. Cioè la capacità imprenditoriale, la gente dice, ma non puoi pretendere che tutti abbiano idee, si mettono... Quello è il lavoro del barista, far fruttare il bar. Non è un centro d'azzardo, non è un casino il bar. Il bar è un bar, se non sai fare il barista te ne vai fuori dai coglioni, chiudi e a me non me ne frega un cazzo. Non me ne frega niente. Allora, ripeto, nel nostro piccolo cerchiamo di andare a prendere caffè, colazioni, bar, aperitivi dove non ci sono slot machine. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare quello. Poi, per carità, se qualcuno di voi è un legislatore, cioè un legislatore è un amministratore, sta nei consigli comunali, comunque molto attivo a giornali, invitate, come ho visto fare nella conferenza sulle slot machine, a firmare, diciamo, un patto d'intesa tra le varie parti sociali e gli amministratori che dicano, attenzione, chi rimuove le macchinette, le slot machine dai bar, innanzitutto scrivetelo lì fuori, free slot. In più abbassiamogli la tasi, diamogli piccoli privilegi, magari andiamo invitiamo anche per una conferenza politica, per dire qualcosa di politico in quel bar lì, no? Aiutiamo chi fa il barista, non chi fa il becchino, chi fa l'avvoltoio. Ciao a tutti.